mi occupo di quello che è la comunicazione e anche tutta una parte di ricerca di nuovi prodotti, quindi le tendenze del mercato e capire quello che alla clientela può interessare di più. La tendenza nell'outdoor è quella di avvicinarsi sempre più a quello che è il mondo dell'indoor, quindi proporre un'enorme varietà di prodotti, di colorazioni, di variazioni nelle finiture, nei tessuti, con delle scelte che lo stanno veramente legando tanto all'indoor e a quelle zone orangerie, verande, dove è molto sottile la differenza tra quello che è dentro e quello che è fuori. Il legno è la componente principale di tutti i nostri arredi, anche se abbiamo delle linee sulle nuove tendenze, quindi rattan sintetico, alluminio e acciaio, ma il legno resta sempre la componente principale dei nostri arredi, quella a cui siamo più legati. Questa è proprio una colorazione molto utilizzata quest'anno, questo color talpa e anche il color corda e crux, sono colori molto neutri che vanno bene in tutte le zone e vengono poi eventualmente caratterizzati da della cuscineria o degli accessori più piccoli che danno quel tocco di colore caratterizzante che si distingue. È una fibra in rotoli che viene intrecciata da degli artigiani a mano, proprio come si faceva, come si lavorava il Vimini in Italia, per cui eravamo molto famosi. E sono state sostituite adesso da queste fibre sintetiche che danno meno problemi all'esterno perché sono imputrescibili, inattaccabili dagli agenti atmosferici, hanno additivi per il colore, per non subire decolorazioni, quindi sono molto tecniche, seppur realizzate in maniera artigianale.